diciamo che non è sicuramente piacevole essere in quelle zone di classifica. Quindi dovremmo cercare assolutamente già da sabato di uscirci, perché giocare con l'ansia non è mai una bella cosa. E dobbiamo cercare di fare qualche risultato utile consecutivo per poter giocare poi con più tranquillità le altre partite. Sappiamo che siamo lì e che la posizione di classifica non è bella, però sabato non ci penseremo quando andremo in campo e cercheremo di fare la nostra partita come se non succedesse niente, diciamo. Contro Vicenza, Avellino e anche a Lanciano avete preso gol nel finale di partita. Ti chiedo, è una coincidenza oppure c'è anche quell'ansia di cui ha parlato per esempio Bertoncini martedì che vi porta un po' a essere timorosi nella parte decisiva del match? Ma diciamo che probabilmente è coincidenza. Io diciamo che, come dicevo anche qualche tempo fa in sala stampa, all'inizio abbiamo vinto qualche due o tre partite nei minuti finali e adesso magari le abbiamo perse. Quindi diciamo che è una coincidenza. Non dobbiamo farci prendere dall'ansia di questo fatto, perché sennò tutte le volte che andiamo in trasferta, gli ultimi minuti dobbiamo prendere gol. Diciamo che sabato potevamo anche farlo noi il gol alla fine. Per pareggiare o addirittura qualche minuto prima di prendere il 2-1 potevamo anche fare noi il 2-1, quindi ci siamo giocati la partita a viso aperto. Purtroppo siamo stati un po' imprecisi sotto porta e gli altri con due tiri e mezzo che hanno fatto due gol, quindi bisogna dire anche che sono stati bravi e fortunati anche loro e noi siamo stati un po' sfortunati, però diciamo che la fortuna va cercata e quindi cercheremo in tutti i modi di vincere già da sabato.